all'Università di Trieste e basta, vi lascio libertà di intervenire se volete dire qualcosa o qualcosa non è chiaro, mi fate una faccia strana, non alzate la mano, io capisco. Se fate una domanda fatela a voce un po' alta in modo tale che viene registrata e poi quando avremo la pubblicazione del video sarà chiaro anche con chi sto parlando e cosa si sta dicendo e basta. E buona attenzione, buon lavoro. Premessa importante. Stamattina abbiamo parlato di Open Science Data, però il corso di oggi è più ampiamente sull'open access e quindi giusto un chiarimento terminologico, onde evitare confusione. Allora, tradizionalmente si parla di open access quando ci riferiamo a contenuti. Già stamattina l'ho segnalata questa differenza concettuale, ma anche appunto la ripeto perché è importante e la dico per la prima volta per coloro che sono appena arrivati. Quindi quando parliamo di open access normalmente si parla di contenuti scientifici, opere creative, ovvero quali sono i contenuti classici che si producono in attività scientifica, articoli, monografie, report, paper, slide, infografiche, ok? Quindi opere tendenzialmente o letterarie o grafiche. Che appunto vengono trattate tradizionalmente dal diritto d'autore. Nel diritto d'autore abbiamo una serie di categorie classiche, tra cui appunto l'opera letteraria è la principale, anche l'opera diciamo fotografica o grafica è una delle classiche tipologie di opere. In realtà anche un video può avere un contenuto scientifico, ad esempio quello che stiamo registrando in questo momento, dopo verrà pubblicato e quindi anche quello potrebbe essere materiale open access, rientrante sotto il concetto di open access. Quando invece parliamo di Open Science Data, oppure come dice l'Unione Europea, Open Research Data, ci si riferisce ai dataset che contengono i dati su cui queste ricerche sono state costruite. Ovvero, come ho già spiegato stamattina, viene pubblicato un paper che descrive una ricerca e viene accompagnato oppure viene segnalato il repository in cui c'è il dataset su cui il ricercatore ha fondato i suoi calcoli, le sue rilevazioni, le sue analisi statistiche. Ok, quindi se parliamo di open access, principalmente se ci riferiamo ai contenuti, se parliamo di open data, open science data, ovviamente, come dice la parola stessa, ci riferiamo ai dati e ai dataset. Oggi pomeriggio parliamo un po' di tutte e due le cose, cioè un po' del fenomeno come se fosse un tutt'uno, nella parte finale invece farò un focus sulla diffusione di dati della ricerca, però in generale oggi nella prima parte parliamo di open access in senso più ampio. Questa è l'organizzazione del seminario di oggi pomeriggio, appunto nella prima parte, poi facciamo una pausa caffè comunque a metà. E la prima parte, la parte 1A, è la seguente, ovvero le licenze per fare open access, Creative Commons e simili. Questa è l'inversione nel programma originale era all'ultimo posto, invece poi mi sono reso conto che è meglio prima parlare di licenze per poi capire quali sono le licenze che fanno open access e non viceversa. Quindi parliamo delle licenze adatte a fare open access e principalmente delle Creative Commons. Vi faccio però un'introduzione anche storica di come si è arrivato al fenomeno come si è arrivati al fenomeno dell'open licensing, quindi del licenziamento in modalità open di contenuti creativi. Questa slide, io la uso spesso nei miei corsi, serve a far capire, anche qui una cosa che avevo già anticipato stamattina, ma adesso riusciamo a dire con un po' più di calma, il fatto che, diciamo, il concetto secondo cui il copyright è un sistema closed by default, perché come dice un articolo della legge italiana che non ho riportato, la tutela del diritto d'autore scatta sostanzialmente automaticamente con la creazione dell'opera. Questo implica che appunto tutto ciò che non ho creato io e quindi ha creato qualcun altro ha un copyright, cioè ha un copyright di questo qualcun altro, ok? Quindi al contrario di quello che spesso è quella che spesso è la leggenda metropolitana, no? Se una cosa è su internet e non c'è scritto nulla vuol dire che la posso prendere, esattamente il contrario. Se una cosa è su internet e non l'ha scritta nessuno e non c'è scritto nulla, non è indicativo di nulla, vuol dire che semplicemente un autore ha pubblicato un suo contenuto di cui detiene i diritti senza preoccuparsi di indicare un disclaimer, ma ciò non vuol dire che lui non abbia dei diritti. Perché? Perché questi diritti nascono automaticamente con l'atto della creazione. Questo fa sì che sostanzialmente la situazione in cui ci troviamo è questa, per cui noi dobbiamo trattare, la regola è che noi dobbiamo trattare tutto come se fosse sotto copyright.
Il che in effetti complica un po' la vita, no? Per noi riutilizzatori, perché se dobbiamo trattare tutto come sottocopier, vuol dire che sostanzialmente non possiamo fare nulla se non chiedendo di volta in volta il permesso al titolare dei diritti, salvo arrivare alla morte di questi diritti, che è il pubblico dominio, cioè la caduta in pubblico dominio, che però, come ho spiegato in una, trovato in una mia presentazione, un video intero che ho fatto a Torino l'anno scorso, purtroppo questo pubblico dominio è sempre più una chimera, nel senso che si allontana sempre di più, perché hanno trovato modi vari, stratagemmi vari per allungare la tutela, per cui effettivamente in pubblico dominio non siamo mai sicuri che un'opera sia caduta. L'esempio classico è stato quello, in questi giorni tornato molto attuale, del diario di Anna Frank. Non so se vi ricordate, qualcuno magari si ricorda la storia. Anna Frank, essendo morta nel 1945, il pubblico dominio, i famosi 70 anni dalla morte dell'autore, scadevano il 1 gennaio del 2016, no? I 70 anni più scattano il 1 gennaio dell'anno successivo. E infatti al 1 gennaio del 2016 qualcuno ha iniziato a diffondere online il testo del diario di Anna Frank nella versione originale, in lingua originale. Piccolo problema, che in realtà pochi giorni dopo la Fondazione Frank ha mandato tramite i suoi avvocati una lettera di diffida che chiedeva a questi siti di rimuovere assolutamente, perentoriamente, il contenuto, perché in realtà non era di pubblico dominio, secondo loro. Ok, secondo voi qual era dov'era la fregatura, dove era l'inghippo? Perché alla fine avevano ragione, ahimè, oddio, nel senso... Com'è? Sì, più che edito è stato... Rima, cioè, non è un discorso solo di editoriale, ma è proprio un discorso creativo, cioè quello che noi conosciamo come diario di Anna Frank, quindi un romanzo, perché di fatto è stato reso in forma narrativa, in realtà è già una rielaborazione creativa fatta dal padre in anni successivi, e quindi i famosi 70 anni dalla morte dell'autore non scattano dalla data di morte di Anna Frank, ma scattano dalla data di morte di tutti e due, quindi bisogna andare a vedere quando è morto l'ultimo, e si contano 70 anni. Il padre è morto negli anni 70, sono più, un po' dopo, e quindi i famosi 70 anni non sono ancora scaduti. Il diario di Anna Frank di cui sono scaduti i diritti in realtà è quello originario, cioè quello che lei scriveva su quel blocco di appunti, che era una specie di quaderno che era diventato il suo diario, e che erano in effetti degli appunti, non erano ancora resi in forma narrativa come invece è stato fatto successivamente. Però questo è un esempio, una storia come tante altre, potrei raccontarne tante altre, ad esempio la storia della canzoncina Happy Birthday, no? Che anche quella è stata oggetto di una vicenda che ha fatto sì che non cadesse in pubblico dominio. Ci sono varie storie che ci fanno capire come il pubblico dominio è abbastanza, come dire, è sempre compresso. Cioè, i titolari dei diritti cercano il più possibile di allontanare il pericolo del pubblico dominio, quindi nel pubblico dominio è difficile arrivarci, sono quando appunto siamo sicuri che tutti i diritti siano scaduti, e quando dico tutti intendo anche i diritti connessi delle persone che hanno fatto le rielaborazioni, le persone che hanno fatto le interpretazioni dei brani musicali o dei film, quindi sono tanti soggetti in gioco. Però per fortuna il copyright non è tutto arancione, non è tutto come nella parte sinistra del nostro schema, ma ci sono anche delle aree in cui il diritto fa delle eccezioni, quindi dice in alcuni casi che c'è una situazione, ci sono dei casi di libero utilizzo, perché l'ordinamento giuridico come dire, considera il diritto d'autore meno importante di un altro diritto magari che ritiene invece fondamentale da tutelare. Ad esempio ci sono all'interno della legge italiana sul diritto d'autore delle eccezioni relative ai portatori di handicap, no? Articolo 71 bis o terra, se non mi ricordo, dice che alcuni portatori di handicap, se, come dire, l'unico modo che hanno per fruire di un testo o fruire di un'opera è quello di aggirare un po' il diritto d'autore, lo possono fare perché per loro è l'unico modo che hanno per acquisire della conoscenza e acquisire e leggere, fruire di un contenuto creativo. Allora in quel caso l'ordinamento giuridico dice è più importante tutelare l'interesse alla conoscenza di un soggetto debole come un portatore di handicap piuttosto che tutelare il copyright, quindi di una casa editrice o di un autore di un titolare dei diritti sull'opera. E quindi effettivamente poi la legge, il diritto, ha creato queste aree franche, le cosiddette libere utilizzazioni, in cui il diritto d'autore si fa temporaneamente, parzialmente da parte in virtù di altri diritti. L'attività delle biblioteche è tenuta in piedi da un articolo che
cioè degli articoli 68-69, che permette appunto alle biblioteche di fare prestito senza dover chiedere agli autori o agli editori un permesso per fare prestito. Perché se andate a leggere l'elenco degli articoli, dei diritti previsti dalla legge italiana, il diritto di concedere in prestito la propria opera è uno dei diritti esclusivi degli autori che poi vengono ceduti alle case editrici. Quindi le biblioteche pubbliche fanno questa, la loro attività, proprio perché c'è un articolo della legge sul diritto, della legge sul diritto d'autore italiana che dice che nel caso di biblioteche pubbliche non è necessario chiedere il permesso. Perché? Perché hanno una missione che è di divulgazione, di conservazione della cultura, che prevale secondo l'ordinamento giuridico rispetto alla tutela di un interesse privato come quello del titolare dei diritti o di un editore o dell'autore. Noi però adesso ci occupiamo dell'ultimo pezzo, cioè di quel lato lì a destra, in basso a destra, in cui l'eccezione, cioè il libero utilizzo, non è creato da una norma di legge, ma è creato dalla scelta del titolare dei diritti. Io dico genericamente titolare dei diritti, potrebbe essere l'autore direttamente, potrebbe essere l'editore, potrebbe essere il produttore cinematografico, potrebbe essere il fotografo, ok? Tutti coloro che hanno uno di questi diritti e che decidono di liberare la loro opera, per renderla ad esempio più facilmente fruibile e reperibile online, attraverso che cosa? Attraverso l'uso di una licenza libera, che è quel simbolino che vedete lì sotto, no? CC sta per Creative Commons, questa CC cerchiata è proprio il simbolo di Creative Commons, e anche graficamente fa il verso alla C invece singola cerchiata del copyright. Ok, quindi adesso ci occupiamo di quello, capiamo come sono nate le licenze Creative Commons, da cosa sono nate, e poi vediamo come queste sono applicate al mondo dell'open access, cioè al mondo della letteratura scientifica, facendo diventare un contenuto open access. Ok? Un po' di radici storiche. Allora, quando parliamo di open licensing, cioè di licenze open, ovviamente non possiamo fare a meno di raccontare la storia da Adamo ed Eva, cioè dal mondo del software libero. Perché scrivo che in principio era il software puntini puntini libero? Perché? Perché il software, se vi chiedessi quando è che è nata la creazione di software, no? Quando è che si è iniziato a scrivere software? Boh, se andiamo a leggere la storia di Turing, così, forse già dagli anni 40-50, no? Poi era un software diverso da quello che pensiamo noi, però erano già delle istruzioni fatte, erano su delle schede bucate. No, se andate a un museo dell'informatica, vedete i primi programmi, erano delle schede di cartone rigido o di plastica bucate, attraverso le quali voi davate un'istruzione alla macchina, ok? Quello era già un embrione di software, che è molto diverso da quello che concepiamo adesso come software, però questo per dirvi che se di software già si parla negli anni 50, 40-50, e di scienza informatica in senso più strutturato si parla dagli anni 60 in poi, però il copyright sul software nasce negli Stati Uniti nel 1980. Ok? Quindi cosa vuol dire? Che fino al 1980 il software era comunque prodotto, era oggetto anche di business, di mercato, perché c'erano società, aziende che producevano software, ma solamente nel 1980 e seguenti, negli anni seguenti, perché poi tutti i vari altri stati industrializzati hanno seguito quel modello, quindi tra gli anni 80 e i primi anni 90, è diventato solo successivamente un'opera coperta da diritto d'autore. Fino a quel momento non aveva nessun tipo di tutela. Quindi coloro che sviluppavano software non venivano remunerati e non avevano possibilità di essere, di avere, sì, venivano remunerati ma per le ore di lavoro che facevano, ma non avevano un controllo di proprietà intellettuale, una forma di proprietà intellettuale su questa opera creativa, fino al 1980, che è l'anno in cui il legislatore statunitense dichiara che il software è una nuova tipologia di opera soggetta a copyright. E attenzione, e non è un caso, lo equipara a un'opera letteraria. Io immagino che quattro di voi ci sia molta gente con una formazione letteraria umanistica, credo. E vi stupisce questa cosa o non vi stupisce? Cioè il fatto che il software venga equiparato ad un'opera letteraria. Esatto. Perché il software viene sviluppato, prima vi ho fatto l'esempio delle schede bucherellate, ma in realtà adesso il software si sviluppa in linguaggio di programmazione. Tant'è che prima che nascesse la scienza informatica, i più bravi informatici erano quelli che venivano dal mondo della linguistica. Anche i filosofi del diritto sono stati i primi a studiare, guarda caso, l'informatica giuridica. Perché i filosofi del diritto? Perché erano quelli che si occupavano del linguaggio normativo. Ok?
Quindi la scrittura di software è comunque una forma di creatività, fra virgolette, letteraria. Perché? Perché effettivamente se voi avete un amico che fa lo sviluppatore, andate a vedere il suo schermo. È uno schermo fitto fitto di testo. Testo in un linguaggio che magari a voi è oscuro perché non conoscete quel tipo di linguaggio, però è comunque uno sviluppo testuale. Perché? Perché effettivamente è il codice, quello che viene chiamato codice sorgente a essere rilevante per la tutela del copyright. Ok, da quel momento poi appunto tutti i principali ordinamenti degli stati industrializzati hanno seguito il modello e hanno detto ok, anche da noi il copyright, il software si tutela con copyright. L'Italia è arrivata nel 92, su spinta diciamo dell'Unione Europea, nel 91 c'è stata una direttiva europea che ha detto a tutti gli stati dell'Unione Europea di fare una normativa di quel tipo e quindi tutti hanno avuto poi nel giro di pochi anni una legge che tutelasse il software come opera dell'ingegno sotto copyright, sotto diritto d'autore. Perché vi ho raccontato tutta questa storia? Perché è proprio dal mondo informatico che nasce l'esigenza di creare delle licenze d'uso che liberino l'opera. Perché? Perché gli informatici, gli hacker, diciamo, che sviluppavano software fino al 1980, erano stati abituati a diffondere il software liberamente, senza doversi preoccupare che qualcuno avesse dei diritti sul software. Perché? Perché era semplicemente, diciamo, materiale di corredo per far funzionare una macchina. Quando comincia a diventare invece oggetto di business, questi informatici si trovano insomma con le mani legate perché non si può più distribuire software liberamente perché sicuramente vai a violare i diritti di qualcuno in virtù del principio che vi ho detto prima, no? Per cui tutto ciò che non è stato creato da me è stato creato da qualcun altro e quindi ha un copyright di qualcun altro. Ecco che è lì stata la genialata. Perché? Perché Richard Stallman, assistito dal suo consulente legale, Eben Moylan scrivono nel 1989 la prima licenza open, la capostipite, la licenza GPL, GNU General Public License, che è stata effettivamente la prima ad aprire il modello, ad inaugurare questo nuovo modello, cioè sostanzialmente utilizzare la licenza d'uso dell'opera non per vincolarne gli usi, ma per liberare alcuni usi dell'opera. Ok? Quindi le licenze open non fanno altro che utilizzare uno strumento che si conosceva già prima, perché la licenza d'uso si utilizzava già per distribuire il software, solo che la licenza d'uso classica, quella proprietaria, serviva per aumentare e controllare meglio le restrizioni sull'opera. La licenza open invece riapre ciò che il copyright ha chiuso. Ok? E in realtà era un uovo di Colombo, perché la soluzione era già sotto gli occhi, cioè si è utilizzato uno strumento già in uso, semplicemente invertendone gli effetti. Quindi la licenza open, come vi farò vedere dopo, non fa altro che invertire il rapporto tra libertà concesse e restrizioni. Dopo ho delle slide molto chiare su questo. Però la licenza d'uso, come vedete adesso, è una slide molto, insomma, un po' giuridichese per farvi acquisire un po' il linguaggio, no? Nel mondo del licensing si parla sempre di licenziante e licenziatario, cioè licenziante è colui che rilascia l'opera in licenza e licenziatario è colui che la utilizza e quindi la riceve in licenza, no? Tipico termine giuridico, cioè, non so, il locatore e il locatario, il proprietario di casa è il locatore e il locatario è colui che la prende in locazione. Ok? Nel mondo della, cioè, quando invece parliamo di una cessione dei diritti, e dopo ne parleremo meglio, il titolare originario dei diritti si chiama cedente, il nuovo titolare è cessionario. Qual è la differenza di queste due forme di gestione e cessione dei diritti? È una differenza sostanziale perché nel mondo della licenza d'uso, nell'ambito della licenza d'uso, il titolare dei diritti rimane titolare dei diritti e ve la sta dando in licenza, cioè vi sta autorizzando a fare alcuni usi, ma lui rimane titolare dei diritti. Nel caso della cessione, no, nel caso della cessione invece è diverso perché il titolare dei diritti si sta spogliando di diritti e li cede a un altro soggetto, il quale dopo è lui a gestire questi diritti. Se questa cessione è in esclusiva, come nella maggior parte dei casi succede, il soggetto cedente perde anche lui il controllo dell'opera. Classico esempio, l'autore che fa un contratto di edizione con una casa editrice esclusivo, vuol dire che lui stesso poi non potrà distribuire copie della sua opera liberamente. Perché? Perché quel diritto è passato in esclusiva alla casa editrice e sarà sempre lei per tutta la durata del contratto a decidere cosa può fare e cosa non può fare di quell'opera. Ad esempio, se quel romanzo va particolarmente bene e si decide di fare il film, la trasposizione cinematografica di quel romanzo, sarà la casa editrice a decidere a chi cedere quel diritto, come farlo, quanto farsi pagare.
per tutta la durata del contratto che nel nostro ordinamento è di massimo 20 anni. Altra nota importante, la cessione dei diritti, quando si parla di cessione, quindi non di licensing, deve essere approvata per iscritto, articolo 110 della legge sul diritto d'autore. Altro motivo per cui, vabbè, oggi non riusciamo a parlare anche di questo, però io sono abbastanza critico quando vedo nel mondo accademico, dell'editoria scientifica, case editrici che si prendono i diritti senza mandarti un vero e proprio contratto di edizione da firmare, e questo succede spesso, soprattutto le riviste. Si fa tutto via email, uno scambio di bozze, e poi l'articolo esce. È vero che anche l'email è effettivamente una prova scritta, perché anche se non è firmata è comunque scritta. Però io fossi il legale di queste case editrici, come dire, suggerirei di mandare un minimo di assignment, di liberatoria da firmare agli autori, onde evitare problemi. E infatti le case editrici serie, se ci fate caso, mandano sempre qualcosa da firmare. Vabbè, questa è una slide giusto per farvi capire un po' la differenza, no? Oggi parliamo più che altro di licenze, quindi ci fermiamo alla prima parte, però ricordatevi che nel mondo della comunicazione scientifica accademica, dell'editoria scientifica accademica, in realtà siamo quasi sempre su questo piano qua, cioè l'autore, no? Stamattina qualcuno l'ha sollevato, l'autore firma, cede i diritti alle case editrici e poi basta, poi la frittata è fatta, perché se è una cessione esclusiva, tutto il nostro bel discorso sull'open access è già in cortocircuito. Perché? Perché non posso più chiedere all'autore di mettere sul repository il contenuto, perché quel diritto lì ormai è passato a un soggetto che è un soggetto imprenditoriale, che potrebbe non gradire che quel contenuto vada a finire su un repository open. Ok? Quindi per questo che io invito gli autori che oggi non sono stati molto presenti, gli autori, i ricercatori, coloro che poi effettivamente vanno a firmare contratti di edizione, di stare molto attenti a quello che si firma, perché se stai firmando una cessione dei diritti, e tra l'altro una cessione in via esclusiva, effettivamente poi tutti i nostri bei discorsi sull'open access sono già a priori vanificati. Ok? Va bene, quindi chiarito questo aspetto, adesso ci fermiamo sul primo pezzo, cioè sul il mondo del licensing, e torniamo al discorso di prima, cioè il fatto che una licenza d'uso, che cos'è? Questa è una definizione abbastanza classica, cioè è un documento che il titolare dei diritti d'autore allega alla sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione e di utilizzo. Quindi questa è la definizione generica, vale sia per le licenze chiuse, licenze proprietarie, sia per le licenze open. Questo documento, basandosi sul diritto d'autore e muovendosi quindi entro i suoi confini, da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera, dall'altro stabilisce quali condizioni devono rispettare gli utilizzatori dell'opera. Queste due anime, vi invito a ricordarvele, perché le vedremo soprattutto nelle licenze Creative Commons. Queste due anime delle licenze le abbiamo sempre, cioè ogni licenza ha una parte in cui ti dà dei diritti, dà delle autorizzazioni, ma allo stesso tempo ha anche una parte in cui chiede il rispetto di alcune condizioni. Poi il rapporto fra queste due anime fa sì che una licenza possa essere definita open o proprietaria, cioè se prevale l'aspetto delle autorizzazioni rispetto alle restrizioni, è una licenza open. Se prevale l'aspetto delle restrizioni rispetto alle autorizzazioni, è una licenza proprietaria. Se voi avete mai letto, su questo se abbiamo un computer Windows, voi girate un portatile, no? E sotto c'è l'etichetta, esatto, lì ne vedo già uno, c'è classica etichetta che dice, questa è un'etichetta con un numero di matricola e indica che cosa? Che quella copia di Windows preinstallata ha un numero di matricola e quindi è legata strettamente a quella macchina. Io non posso spostare, tecnicamente si può fare semplicemente fare una copia da quell'hard disk e io porto quella copia di Windows su un'altra macchina, ma non posso perché questa cosa non è consentita dalla licenza. Non è un vincolo tecnico. Poi adesso lo fanno anche con un DRM, quindi diventa difficile farlo, ad esempio con questa macchina qua, con la mela. È un vincolo giuridico, perché nella licenza c'è scritto che tu puoi, cioè Microsoft in questo caso ti sta dando comunque un'autorizzazione, quindi è sempre comunque una licenza, perché mi sta autorizzando a utilizzare la copia del sistema operativo su quella macchina, però restringendone l'uso alla singola macchina, puoi fare al massimo una copia di backup e bla bla bla. Insomma, se andate a leggerla, quello è un classico esempio di licenza proprietaria, in cui prevalgono restrizioni rispetto alle libertà concesse. Questa cosa la vedete in queste due slide. Adesso ho saltato, quindi poi magari riordino meglio le slide. Però vedete, licenza proprietaria, questa
La metafora del cartello davanti a un parco è abbastanza esplicita, no? La licenza è come se fosse il cartello che io metto fuori dal giardino di casa mia e dice cosa si può fare su questo giardino e cosa non si può fare. Questa è esattamente un po' la metafora, in metafora una licenza. Una licenza proprietaria, come vedete, è una licenza in cui c'è una fetta di permessi ridotta e molti divieti. La licenza open invece inverte e le libertà sono ampiamente diciamo più presenti rispetto ai divieti. Quest'altra slide ripete una cosa che ho già detto stamattina e adesso la mettiamo bene a fuoco. Licenza vi deve sempre far venire in mente la sua etimologia latina. Cioè, dove vedete una licenza, c'è sempre qualcuno che sta autorizzando qualcun altro, quindi deriva dal latino licere, permettere. Fateci caso, no? Se aprite un bar, no? Dove avete bisogno di cosa? Della licenza per distribuire alcolici e bevande, ad esempio. E quella lì cos'è? Un'autorizzazione che si va a chiedere al comune o all'ASL, a seconda del caso, e il funzionario pubblico verifica alcuni requisiti e vi dà questa licenza. Anche la patente per guidare è una licenza di guida, okay? È un'autorizzazione a portare un veicolo. Qua siamo sul piano della proprietà intellettuale, quindi la licenza che cos'è? Il permesso che il titolare dei diritti concede agli utilizzatori per utilizzare in alcuni termini l'opera. Quindi questa cosa l'abbiamo già detto, una licenza in cui le libertà concesse prevalgono e rispetto alle condizioni è definita licenza open. Ci sono infatti casi in cui è l'autore stesso o comunque il titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera dai tradizionali vincoli del copyright e lo fa proprio applicando questa licenza alla sua opera. Storicamente, allora, il modello open licensing, come vi ho già detto prima, nasce negli anni 80 proprio in risposta come reazione alla scelta del legislatore americano di mettere sotto copyright il software. Nasce quindi negli anni 80 in ambito informatico e poi viene man mano sperimentato negli altri campi della creatività. Come vi ho detto prima, nel 1989 nasce la licenza GPL, la prima, la capostipite, che era una licenza unicamente applicabile al software. Perché? Perché ha tutta una parte che si riferisce proprio al codice sorgente, quindi non può far altro che riferirsi al software. Poi pian piano quel modello è stato sperimentato in altri campi della creatività, quindi non so, licenze per la musica libera, per la documentazione tecnica. Solamente nel 2002 arrivano le licenze Creative Commons che invece non fanno distinzione di tipo di opera. Le licenze Creative Commons sono applicabili a tutti i tipi di opere, escluso il software, perché appunto non c'è la parte relativa al codice sorgente, quindi sul software non funzionerebbero bene. E quindi da lì, dal 2002 ad oggi, sono passati 15 anni, sono diventate, non dico quasi maggiorenni, però insomma hanno acquisito quella solidità e quella prassi radicata che permette loro di essere effettivamente le più note, le più diffuse e il modello di riferimento. Non sono le uniche esistenti, attenzione, ce ne sono tante altre che fanno più o meno lo stesso lavoro, e ad esempio. Prima stamattina ho citato OpenStreetMap, OpenStreetMap sui suoi dati non applica una Creative Commons, applica la ODBL, che è un'altra licenza, Open Database License, e quindi a dimostrazione che uno dei più grossi progetti Open Data in realtà usa un'altra licenza, però effettivamente le Creative Commons sono diventate il modello di riferimento, motivo per cui tutte le mie slide di questa prima parte sono basate sulle Creative Commons. Perché? Perché le cose che vi dico sulle Creative Commons in realtà poi le potete applicare facilmente anche alle altre licenze, ma in realtà quello che vi interessa sapere è appunto il funzionamento delle Creative Commons. Queste sono le quattro clausole base con cui sono state costruite le Creative Commons. Okay? Le avrete già visti sti loghini, no? L'omino, il dollaro barrato, l'uguale, lo share alike, no? Ognuno di queste icone rappresenta una clausola caratteristica del Creative Commons. L'attribuzione vuol dire che l'autore si sta chiedendo di essere riconosciuto in un certo modo come autore. Il non commerciale ci sta dicendo che l'autore non gradisce che vengano fatti utilizzi commerciali della sua opera. Il non opera derivata ci dice che l'autore non vuole che vengano fatte modifiche, derivazioni e rielaborazioni della sua opera. No? Classico esempio, non so. Un autore di un brano musicale non vuole che vengano fatti dei remix della sua opera. Oppure un autore di un brano, di un romanzo non vuole che vengano fatte trasposizioni teatrali e cinematografiche della sua opera. Classici esempi di opera derivata, no? Il condividere allo stesso modo viene chiamato in inglese rende meglio perché è share alike, adesso lo traducono in italiano anche stessa licenza. Sostanzialmente
ci chiede sostanzialmente che se faccio un'opera derivata, anche la tua opera derivata, anche la mia opera derivata venga rilasciata sotto la stessa licenza, cioè l'autore che fa la trasposizione cinematografica di un romanzo dovrà rilasciare anche il film realizzato sotto la stessa licenza del romanzo, in modo tale che questo, il sistema di lo status, diciamo, di diritti viene trasmesso sulle derivate, poi sulle derivate delle derivate e via dicendo a cascata, quindi si mantiene. Dalla combinazione di queste quattro clausole nascono le nostre sei licenze Creative Commons che andiamo a vedere dopo. Vi faccio solamente notare che, stando proprio facendo i pignoli, da quattro elementi, dalla combinazione di quattro elementi dovrebbero venire fuori più di sei combinazioni, no? Senza essere dei geni in matematica, però. Però dobbiamo ricordarci che innanzitutto attribution è tenuta fissa in tutte le licenze, quindi già il fatto di averne un elemento fisso riduce le combinazioni. E poi le ultime due sono incompatibili l'una con l'altra, per una questione logica, perché la prima dice, ND dice, non puoi fare opere derivate, e invece lo share alike dice, se fai opere derivate devi rilasciarle con, e quindi è ovvio che o c'è una o c'è l'altra. Il risultato è questo. Adesso lasciate perdere un attimo la prima, la CC0, ma vedete che le sei licenze sono quelle e hanno come nome sostanzialmente le clausole che abbiamo visto prima, che danno il nome alla licenza, quindi attribution, attribution share alike, attribution no derivatives, attribution non commercial, attribution non commercial share alike, attribution non commercial no derivatives. Quindi sono state messe nell'ordine dalla più libera alla più restrittiva, quindi quella più restrittiva è questa qua in basso. Vedete che ha due clausole negative, cioè non commercial, no derivatives, quindi posso fare poco. Sì, è una licenza comunque Creative Commons, ma poco libera. Sopra ho messo anche una CC0. Che cos'è la CC0? CC0 in realtà non è tecnicamente una licenza, è più una sorta di dichiarazione di pubblico dominio. Cioè l'autore ci sta, passatemi la battuta, l'autore sta come dichiarando di essere già morto da più di 70 anni, ok? Cioè l'autore che applica una CC0 alla sua opera sta dicendo che lui vuole rinunciare totalmente all'esercizio dei suoi diritti. Quindi vuol dire che l'opera diventa di pubblico dominio come se lui fosse già morto da più di 70 anni. Ok, quindi è una scelta particolarmente radicale. Perché? Perché vuol dire che l'autore si è liberato completamente dei suoi diritti. Vi ricordate che prima dicevo che il licensing in realtà è un modo per tenersi comunque agganciati alla propria opera, no? Il CC0, insomma, nel nostro ordinamento funziona poco, funziona relativamente perché noi abbiamo un sistema di diritto d'autore che ha anche i diritti morali, adesso non posso spiegarvela nel dettaglio, però noi abbiamo dei diritti di cui l'autore non si può liberare. E quindi comunque l'autore non si libera mai completamente dalla sua opera, però comunque la CC0 è sicuramente la scelta più radicale, quella con cui l'autore si libera, si spoglia di quasi tutti i diritti di cui si può spogliare. E poi ci sono le altre licenze invece che comunque dall'attribution in poi impongono qualche condizione. L'attribution ne impone veramente poche, se non quella di riconoscere gli autori correttamente, no? I libri che sono stati stampati stamattina, così lo faccio vedere anche nel video, questo è l'originale prodotto dalle edizioni, questa è una versione stampata dalla casa editrice dell'Università di Trieste, che ha semplicemente prelevato il file, quindi l'interno è identico, semplicemente non hanno stampato la copertina perché la stampa a colori della copertina farebbe aumentare un po' troppo il costo a copia, però è identico. Perché? Perché quest'opera era rilasciata con una licenza CC BY, quindi era sufficiente per la casa editrice dell'Università di Trieste semplicemente citare correttamente gli autori, e sono citati perché è stato riprodotto il libro interamente, quindi dentro trovate tutti i riferimenti. Ok, questa roba qua non si poteva fare, questa stampa on demand non si poteva fare se non ci fosse stata quella licenza. Adesso iniziamo, avendovi presentato ormai le Creative Commons in modo abbastanza completo. Allora, i miei corsi sulle Creative Commons si prendono solitamente un po' più tempo, perché poi vediamo, c'è un video divulgativo, però credo che di avervi già chiarito a sufficienza l'idea per arrivare a capire come queste licenze poi entrano nel gioco dell'open access. Se poi volete andare un pochettino più nel dettaglio sulle Creative Commons, vi rimando alle slide e ai video di altri miei corsi, tra cui il video che abbiamo realizzato proprio qua a giugno di quest'anno, che abbiamo fatto un corso un pochettino più nel dettaglio su diritto d'autore e Creative Commons.
Però la slide successiva cosa ci vuol far vedere? Inizia a farci capire quali di queste licenze sono veramente coerenti col concetto di open access. Questo è il mio approccio, io sono un po' talebano, però già stamattina l'ho detto, se gli editori iniziassero a essere un pochettino più fermi su questo aspetto e non giocarci dentro, cercando di far passare per open cose che veramente open non sono, forse avremmo un po' meno problemi. Cioè le vere licenze open access sono le prime tre, cioè le prime due più la terza che è la CC0. Come già dicevo stamattina, posso tollerare in alcuni casi e motivando una attribution no derivatives, perché magari ci sono alcuni casi in cui magari un paper, un articolo rispecchiano un'opinione particolare di un autore, quindi magari la sua modifica non è gradita dall'autore. Però l'importante è che non ci sia una clausola di non commercial, perché avendo un non commercial posso comunque poi attivare il meccanismo delle esclusive commerciali, per cui le case editrici, come abbiamo già detto stamattina, poi in qualche modo riescono a farsi il loro gioco. Sia chiaro, cioè non è che le case editrici sono il lupo cattivo della storia, cioè non è che lo fanno perché sono cattive, lo fanno perché loro sono delle imprese, sono delle aziende, quindi hanno una vocazione di business, devono rendere conto ai loro azionisti, quindi non c'è nulla di male nel fare business. Il problema è quando si fa business, come abbiamo detto nella slide finale di stamattina, facendo pagare una cosa quattro volte ai fondi pubblici, pesando sui fondi pubblici, quello allora non mi sta più bene. Quello effettivamente andrebbe assolutamente corretto. Quindi non è un discorso che le case editrici sono cattive perché fanno business, no? Anzi, io lavoro con le case editrici, mi danno lavoro, quindi ci mancherebbe. Però è come viene applicato l'open access, come spesso loro fanno un po' il gioco del far passare open access qualcosa che open access non è. Io ho questo approccio forse un po' conservatore, però per me open access è veramente solo, corrente con open access è veramente solo ciò che è stato rilasciato come le prime tre licenze e forse la quarta. E dopo vi farò vedere perché, quando vediamo il primo requisito della dichiarazione di Berlino, che dà la definizione di cos'è open access, vedrete che il non commercial non ci sta, non ci può stare proprio. Questa è una slide, un'infografica fatta abbastanza bene, che si trova online, e lì a margine a destra trovate la fonte, diciamo, il credit, e aiuta a orientarsi. È fatta abbastanza bene perché ci fa capire cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare nei vari casi. Ok? Vedete, c'è in quali è richiesta l'attribuzione, in tutte, tranne nel public domain. Quindi l'autore che rilascia con CC0 vi sta dicendo che non gli dà fastidio se non lo citate come autore. Cioè vi sta autorizzando anche a fare quello. Vedete quelle che hanno il commercial use, quando posso fare commercial use e quando no, quando posso fare modifiche. E quando il change license sono un po' perplesso, questa ultima colonna non mi convince del tutto, però vabbè, bisognerebbe leggere tutto il paper da cui è tratta questa infografica, e c'è scritto se aprite il link è spiegato. Però questa ve la lancio come spunto di approfondimento, come diciamo mappa orientativa per coloro che vogliono capire bene cosa possono fare e cosa non possono fare con le varie licenze. Tutto chiaro fino a qua? Ok, cioè quindi il titolo di questa prima parte era le licenze per fare open access. Ok, quindi io ho questo, adesso vi spiego, nelle prossime parti capirete perché dico che solo quelle licenze riescono a fare open access.